Lei permette, signore? Ma da dove salti fuori? Come da dove? Dal treno? Non eravamo d'accordo così? È più banale di quello che stavi pensando. Andiamo. Beh, adesso a qualcosa stai pensando. Davvero? Mi sembra. Hai un certo viso. Che viso? Non lo so. Il viso di chi è lontano dalle cose che fa, dalle persone con le quali si trova. Forse pensavo a niente di preciso, o meglio, non a una sola cosa, ma a tante. E tu a che pensi in questo momento? Che ti trovo stranamente diversa, cambiata. Come se... se non fossi più quella di una volta con me. Attenta! Era la corriera per Capalbio. Fosse stata quella per Parigi. Ci è mancato poco. Vedi che non sono cambiata affatto. Non so guidare. Sono sempre la stessa. Non lo sei più per un altro motivo. Quale? Beh, non importa. Ma no, parla. Perché lasci le frasi a metà? Altrimenti ti saresti ricordata di una cosa molto importante. E cioè? La ragione per la quale pensavo che tu mi avessi chiamato. Ti ho fatto venire perché non potevo più fare a meno di te. Non lasciarmi più sola. Io ti vorrò sempre bene, qualunque cosa accada. Allora, ti sei annoiata tutto questo tempo? No, non direi. In fondo a Milano è la stessa cosa, naturalmente tranne il mare. Ti vedo così poco anche là. Beh, eccomi qua, per un po' sono a tua completa disposizione. Voglio che tu sia felice e che ti diverti. Ah, a proposito, ho detto a Claudia e a Marcello di venire a trovarci. Veramente avrei preferito star sola con te. Claudia e Marcello sono talmente amici, sarà come se fossimo soli. Certo. Se vuoi io li telefono di non venire. Ma no, se ti fa piacere. E poi è tanto tempo che non li vediamo, chissà che penseranno. Sì, hai ragione, se ne senti la necessità. Però promettimi che fino a domani resteremo soli io e te. Te lo prometto. Me lo sono trovato davanti così all'improvviso. Ho suonato il campanello prima di entrare, ma poi ho scoperto che il cancello era aperto e ho pensato... Che una doccia non le avrebbe fatto male. Venga, le do qualcosa per asciugarsi. No, non si preoccupi, non è niente, si asciugano subito. No, guardi, è già fatto. Non faccia complimenti. No, davvero mi dispiace. Non voglio che si disturbi. Si metta un attimo al sole, si siede. Grazie, molto gentile. Ecco, io veramente cercavo il professor Antonelli, l'architetto. Mio marito è a Milano, come vede si è bagnato per niente. Lei è un allievo di mio marito? No, sono andata a sentirla a un paio di conferenze. Vede, io sono studente di un'altra facoltà. Mi sto specializzando in astrofisica. Mi dispiace che mio marito non ci sia. Voleva conoscerlo per motivi di studio? No, io volevo conoscerlo per motivi, diciamo così, commerciali. Commerciali? Mi scusi. Lei penserà che io sia uno sfacciato. Ma ecco, durante le vacanze, per... diciamo così, per arrotondare il bilancio, faccio un po' il commesso viaggiatore. E di che cosa?
Beh, certo, non vendo biancheria né tappeti falsi, anche se forse ne ho l'aspetto. Ecco, resto nel mio campo, diciamo così. Rappresento un'importante enciclopedia scientifica. Lei dice sempre, diciamo così. Sì, ha ragione. Ma sa, è la prima volta che faccio questo lavoro. E poi lei mi intimidisce. Io? E perché? Perché è molto bella. Mi scusi. Sono un po' pazzo. Arrivederla. Io non volevo offenderla. Davvero, scusi. Non volevo offenderla, davvero, sa? No, lei non mi ha offesa affatto. Vede, quando io sono molto nervoso, dico delle cose che non dovrei dire e poi me la prendo con me stesso. Mi faccio una rabbia, mi faccio... Hai i prospetti dell'enciclopedia in quella cartella? Perché? Le interesserebbe comprarla? Beh, potrebbe interessare a mio marito e siccome viene in settimana io gliene potrei parlare. Intanto vorrei vederla. Ma certo, subito, con piacere. Ecco, ho tutto il materiale qui nella borsa. Le interesserà sicuramente. Dunque, ecco, guardi, questo è il prospetto di vendite. E questo è un facsimile. Vedrà, è un'opera, diciamo così, fondamentale nel suo genere. Mi scusi, ma lei continua a intimidirmi. Sempre per la stessa ragione. Sì. Guardi, lei non venderà mai la sua enciclopedia se continua a mettere il materiale così alla rinfusa. Un buon commesso viaggiatore deve essere prima di tutto ordinato. Comunque ne parlerò a mio marito, va bene? Grazie, è molto gentile. Io posso tornare fra qualche giorno. Forse le potrei essere più utile dandole l'indirizzo di alcuni miei amici che sono là, sulla spiaggia. Non vorrei che si prendesse troppo di disturbo per me. Se fosse un materassino matrimoniale, ti potresti sdraiare qui accanto a me. Preferisco restare a guardarti. Ti piaccio ancora? Più di chiunque altro al mondo. Ne hai avute molte di donne, tu. Quante pensi? Sentiamo. Ah, no, non volevo sapere con quante hai fatto all'amore. Lo so che per te quello è solo un divertimento, una specie di rito... pagano il più delle volte. No, ti chiedevo se qualche volta mi hai tradito, innamorandoti, cioè. No. Anche se ne trovassi un'altra più bella di me, magari più giovane. E perché dovrei farlo? Da te ho avuto tutto quello che desideravo. Pagano e no. Come mi piacerebbe sapere se sei sincero. Perché? Sei ancora gelosa? Sì. Io non sono come te. Se sapessi che mi tradisci, ti odierei. Non vorrei più vederti. Ma tu non mi hai mai tradito. Ne sei così sicuro? Certo, me l'avresti detto. Questa tua fiducia mi sconcerta. Non vorrei che fossi così. Ti piacerebbe un marito geloso che ti tenesse nascosto e magari ti facesse anche le scene. A volte preferirei. Come vuoi. No! Sono geloso! No. Gelosissimo! Ti metto sott'acqua così nessuno ti vede. E io vengo fuori e ti tradisco. Signora? Signora? Ehi, un momento! Ma che buona signora! Non lo vede che sto salendo? Ma guarda che educazione! Volevo ringraziarla. Le è andata bene? No, peggio di così non poteva andare.
Ma allora mi ringrazia per che cosa? Beh, così, per il disturbo che si è presa. Non volevo partire senza salutarla. Ero già sulla corriera e appena l'ho vista. E dove va? A Capalvio. È il mio paese, io sono di queste parti, però verso l'interno. Ehi! Ferma! Ferma! Santo Dio, ma lei non si è accorta che la corriera se ne andava? Io ero voltato, ma lei... Non vorrà mica prendersela con me adesso. Ma scusi, con chi dovrei prendermela? Dopotutto se sono sceso è stato per lei. E adesso come faccio? Quella era l'ultima corriera. Non ce ne sono più fino a domani. E io avevo un appuntamento importante. Signor Antonelli. Aspetti. No, 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 senta, ho sbagliato. Ho sbagliato, mi perdoni, la prego. Su, io la prego, mi perdoni. Ma quella era l'ultima corriera e io avevo un appuntamento. Molto importante, me l'ha già detto. Eh già. Con la mia fidanzata. Oggi è la sua festa e sicuramente mi sta aspettando. Sa, volevo presentarla a mio nonno. A suo nonno? Sì. Sì, una specie di fidanzamento ufficiale. Vede, lui è un po' mia madre e mio padre insieme. Perché quando i miei si sono separati, è stato il nonno a farmi venire in Italia. Dove viveva prima? A Parigi. Poi mio padre mi ha portato qui e ho vissuto con mio nonno da quando avevo 8 anni. E sua madre? Mia madre tornò in Irlanda. La vede spesso? L'ho vista qualche volta, prima che si risposasse. Continuava a scrivermi per un po', però sempre meno. E poi è finita. Mio padre non è mai più venuto a Capalbio. Dice che io gli ricordo troppo mia madre. E così. Tocca a mio nonno fare il fidanzamento ufficiale. Quante chiacchiere, eh? Ma si rende conto che in 3 minuti le ho raccontato tutte le mie disgrazie? Perché le chiama chiacchiere? Lei soffre di questa situazione? No. No, forse una volta, ma ora non più. Che cosa intende fare per la corriera? Non si preoccupi, ho già trovato un rimedio. E cioè? Beh, niente, a piedi. Quanti chilometri sono? Pochissimi. 54. Ma troverò un passaggio. Lo sa che con i capelli bagnati è ancora più bella? Oh, ma che fa? Ecco, si è bagnato di nuovo. Beh, anche le sue sigarette, guardi. Non importa, non fumerò. Gliele vado a ricomprare. Ma no, non ne vale la pena. Ma certo che ne vale la pena, devo comprarle anche per me, torno subito. Rimarrei qui per sempre. Perché non lo fai? Se potessi non lavorare. Ti annoieresti come ti annoi di tutto. No, non lo desideri, altrimenti l'avresti già fatto. A te riesce tutto quello che vuoi. Non sempre. Per esempio, non riesco a capirti. Capisci tutto di me, anche se alcune cose preferisci trascurarle. Per esempio? Il vaso etrusco che ho comprato. È qui sotto il tuo naso da stamattina. L'avevo già visto. E perché non mi hai detto niente? Perché avrei dovuto dirti che non è autentico. Perché? Era bello ugualmente. Ormai non valeva più niente. Vorrei sapere qual è la cosa che so fare meglio di te. La cosa più importante. E cioè? Amare. Io non ne sono capace. Non so esprimere quello che provo. Per questo a volte preferisco tacere e affidarmi al tuo intuito. È più facile. È più bello aspettare il tuo aiuto. Questa mattina aveva proprio ragione lei. È un pazzo. Perché? E me lo domanda. Ma lo sa che sono stata un'ora ad aspettare le sue sigarette? Ma come? Non aveva capito che era una scusa? Quale scusa? Per andare via, da lei, da tutta la situazione.
Ma scusi, non lo sa che hanno inventato dei sistemi molto semplici per andarsene? È sufficiente dire buongiorno e buonasera. Beh, sì, lo so, ma evidentemente io sono più complicato. Tra l'altro mi lascia in barca la sua borsa. Ah, già, la mia borsa. Oh, santo Dio. Vede quante cose perde lei? La corriera, la calma, la borsa. E adesso perde anche un sacco di tempo, visto che si sbraccia tanto ma nessuno si ferma. Lei si è fermata, però. E per forza, dovevo riportarle la borsa. Beh, comunque guardi, non mi succede tutti i giorni così. Sa che cosa si può fare? Se non le dispiace, fingere che ci siamo incontrati adesso per la prima volta. Io ho alzato la mano e lei si è fermata. Per favore, mi chieda che cosa desidera. Che cosa desidera? Dovrei andare a Capalbio. Lei mi può dare un passaggio? Salga. Li conosco tutti i paesi qui intorno. Ci vado spesso a caccia di vecchi mobili. Mi mancava Capalbio. Com'è? È stupendo. Fa pensare a Parigi. A Parigi? Sì. C'è un'atmosfera viva e decadente. Come a Parigi. Che altro c'è di bello a Capalbio? Tutto. Manca solo l'acqua. Non avete ancora l'acqua? No, ma sta arrivando. E la luce? La luce? Hanno messo dei lampioni grandi così in piazza. Se per caso di notte le cade un ago, lo trova subito. E i monumenti antichi? Le mura. Fantastiche. Appese sulla campagna come una fila di nuvole. E poi una stupenda chiesa romanica. I resti di un acquedotto e una torre campanaria del 300. Dovrebbe vederla. E come una specie di apparizione magica. Poco fa mi hai detto che io sapevo amare meglio di te. Può darsi. Ma se mi ami non è possibile che tu non sappia esprimerti. Quello che provo per te tu lo sai. Ti sbaglio. Non so nulla. So soltanto che da quando stiamo insieme tu non mi hai mai fatto un gesto di tenerezza. Io non riesco a capire come mai una donna intelligente come te non avverta che quando c'è un sentimento e abbia bisogno di manifestazioni esteriori. Non sono intelligente e ho bisogno anche di quelle. In tutto questo tempo è la prima volta che me ne parli. È adesso che ne sento la mancanza. Adesso quando? Da qualche tempo o in questo preciso momento? Da quando ci siamo incontrati alla stazione.
Si sono stancati. È finito il gioco. Che cosa volevi dirmi prima? Prima quando? Prima dei gabbiani. Oh, niente. Sarà per un'altra volta. Quello che volevo dirti, se n'è andato con loro. No, devi dirmelo. Ho bisogno di conoscerti meglio. Sto appassionandomi a un mondo che praticamente non esiste più. Cioè esiste, ma... Per esempio, la stella più vicina a noi dista 3 anni di luce. Mi spiego, in effetti ogni sera noi qua giù non vediamo quella stella, è impossibile. Noi vediamo la luce che essa ha emanato 3 anni prima nello spazio. Ci sono delle stelle che noi magari oggi vediamo, ma che sono scomparse già da diversi anni, milioni di anni. E come mai? Semplice, la luce che una stella ci ha mandato tanti anni fa sta ancora percorrendo lo spazio e la stella nel frattempo è scoppiata. Anche la luce dei suoi occhi, luce riflessa si intende, tarda qualche frazione di seconda ad arrivare a me. In un certo senso noi siamo legati a qualcosa che è sempre avvenuto prima e mai contemporaneamente. Comunque, sono discorsi noiosi. Lei sa ballare? Io sì, e lei? Per i balli moderni ho le anche troppo rigide. Le faccio un'altra confessione. Mi commuove di più un qualsiasi oggetto fatto dall'uomo che un albero o un prato fiorito. È per questo che la campagna ormai non mi interessa più. Vorrebbe vivere in città? Già, e infatti ci sto 10 mesi all'anno, a Bologna. Quest'anno per cambiare mi sono messa a vendere quell'enciclopedia scientifica. E l'anno scorso? L'anno scorso ho insegnato privatamente scienze e matematica dei ragazzi del mio paese. Quali sono i divertimenti che ama di più? Ma, non lo so, tante cose. Però niente che mi entusiasmi veramente. Un po' la box, forse la pesca. E poi c'è il capitolo donne. C'è addirittura un capitolo? Sì, ma è un capitolo che fa ridere. 5 cose. Donne. 3 a pagamento, però veramente a buon mercato. E poi una studentessa, una mia collega. La prima era una cameriera di ristorante. E la fidanzata? La fidanzata non vuole, o meglio, non riesce a decidersi. È invischiata in certe titubanze paesane. La prego, mi scusi un momento, chiamo l'orchestra. Ma dove va? Ma no. Non importa, davvero. Ma io volevo farla ballare. Lascia andare, fa troppo chiasso. E lei? Io cosa? Beh, non so. Mi parli dei suoi problemi? Io non parlo mai di queste cose. Speravo che avesse qualche bel incontro da raccontarmi. Resterebbe deluso. Beh, questo dovrei giudicarlo io. Comunque, voglio farle una domanda. È mai andata a letto con un uomo una volta sola e poi non l'ha più rivisto? No. Allora l'ha rivisto? No, io non ho mai tradito mio marito. E perché? Per tante ragioni. Prima di tutto mi lascia molto libera e questo in un certo senso mi demoralizza. Secondo, perché gli voglio bene. E anche questo ha la sua importanza. Terzo, non ho ancora trovato un uomo con cui valesse la pena di tradirlo. Ma lei ci ha mai pensato? Qualche volta. E se dovesse accaderle? Non farei niente per evitarlo. Ma glielo direi perché lui mi ama. E forse io non lo amo più.
È come la storia delle sue stelle, presso a poco. Resta tutto lo stesso la notte. Certo. Quando va via il sole è buio soltanto per noi. Infatti non ti vedo. Adesso sei abbagliata dalla lampada. Mi piace non vederti e sapere che ci sei. Sento che mi guardi. È come se dal buio i tuoi occhi mi leggessero dentro. Mi desideri ancora come un tempo. E tu? Sì. Ne sei certa? Non fai molto per dimostrarmelo. Perché? Questa barca, la lampada, non ti ricordano niente. Basta soltanto leggerti dentro. Mi parli un po' della sua ragazza. Che devo dirle? Non so. Me la descrivi. No. Non mi va, non ne ho voglia. Ma perché no? Veramente mi interessa. Che strano. Non mi ricordo più il colore dei suoi occhi. E neanche il profilo. Siamo a casa. La cartella. Ah, mi scusi. Dimenticavo di ringraziarla. Senta, la prego. Venga a dare un'occhiata al paese. È così piccolo, si fa in un momento. Funziona quella meridiana? No, è caduto il chiodo e si è fermata. Che bella. È la porta più antica del mondo. Da 400 anni non la chiudono. Sapevo che le sarebbe piaciuta.
fratello. Può entrare se crede. A quest'ora il paese è deserto. Sono tutti nei campi a lavorare. Cosa c'è? Forse sono stanca. Questo silenzio mi ha dato una specie di smarrimento. Ho avuto l'impressione di vivere in un sogno. È la torre magica. Sì. Se vuole, gliela faccio visitare. Ah, venga. Nonno! Nonnaggio! Nonno! Ma dove sei cacciato? Ah, nonno! Cosa vuoi? Ti volevo presentare... La tua ragazza, ho capito. No, ma che cosa dici? La signora vuole comprare mobili antichi. Guardi che con poche lire si porta via anche me. Sono un po' tarlato, ma autentico. D'accordo, se mi ci dà anche il letto però. La chiave è lì sopra. Falla entrare la signora prima che ci ripensi. Bello. Bello, mi aspettavi, eh? Al cagnaccio. Sei stato bravo, eh? Sei stato bravo, dimmi. Oh, sì, sì, sei stato bravo, sì. Ma le piace davvero questo letto? È molto bello. È la prima volta che lo sento dire. Si mette d'accordo con Aldo. A me basta che mi diate un letto qualsiasi. Non le dispiace darlo via? Cosa vuole che me ne importi? Ma credevo che ci fosse affezionato. Io sono affezionato solo alla gente e agli animali, agli oggetti no. I contadini ci tengono alla sua roba. Io faccio proprio all'opposto di loro. Ma lei non è contadino? Sì, ma vorrei non esserlo. Una è vita quella. Il contadino non capisce niente e muore senza capire niente. Se ne dovrebbero andare via tutti. E la campagna? Macchie, boschi, niente, niente campagna. Che gli stai raccontando, nonno? Senti, porta fuori il cane, devo dire due parole alla signora. Bene. Andiamo, Michelangelo. Senti, non farti tirare. Io non voglio sapere quello che c'è fra lei e Aldo. Ma ammettiamo che ci sia qualcosa. Potrebbe farmelo un piacere. Certo. All'apparenza, Aldo, sembra un giovane di città. Ma sotto sotto è rimasto contadino. Tant'è vero che c'ha la fidanzata qui. Gliela faccia lasciare. Ma non dipende da me. Dipende, dipende. E lei lo sa benissimo. Che voleva? Niente. Aspetti. C'è una cosa che vorrei farle vedere. Venga. Attenta alla scala. Siamo in mezzo alle mura di cinta. Questa è la stanza dove passo il mio tempo migliore. È l'angolo più fresco di tutta la casa. Ci teniamo il grano e le mele. Scendendo ancora si ritorna in paese.
Qui ho passato la mia adolescenza. Beh, mi piace, anche adesso ci vengo spesso. Quando voglio stare solo. Allora devo andare via. No. Con lei ci sto bene. Mi rilascio. Ah, e qui ci sono dei rumori. Sì, li ho incisi io. Ecco. Qui si sente la grandine. E in questo... Ah. In questo il silenzio di un fiume. Insomma, sembra che non ci sia niente. E invece ci ho scoperto almeno una ventina di rumori. Ma... Rumori lontanissimi. Ma a che serve tutto questo? A niente, è un hobby. Vede, in astrofisica non ci si interessa di segnali acustici. Si studiano segnali di natura elettromagnetica, sul tipo della luce, semmai. No, qui c'è uno scherzo. Un mio amico lo ha inciso in una camera d'albergo. E che cosa si sente? Soltanto due cuori. Di una donna e di un uomo. Battono sempre più forte. Potrei sentirlo. Perché piangi? Non mi aspettavo le tue lacrime. In viaggio pensavo a questo momento. E anche nei giorni scorsi. Vivo male da solo. In questi 5 anni sei entrata definitivamente nel mio mondo. E ora mi riesce impossibile immaginarlo senza te accanto. A volte mi sorprendo a vivere dei nostri ricordi, delle parole che mi hai detto,
delle cose che ti appartengono. È in quei momenti che la realtà, quella che vivo quando non ci sei, mi sembra inutile. Le nostre ombre. Vorrei che restassero lì per sempre. Ci vorrebbe la guerra e la bomba atomica. Perché? Così è successo in Giappone. Sono rimasti i contorni sul muro e i corpi sono scomparsi. L'hai fatto apposta, eh? Esibizionista. Beh, sono fuori esercizio. È che cominci ad invecchiare. Una volta non cadevi mai. A me piaci lo stesso. Vieni, siediti accanto a me. È colpa tua. Andavi troppo forte. Avrei giurato che ce l'avresti fatta. Perché non prendi un po' di sole anche tu? Lo sapete che quando passa un po' di tempo senza vederci è come se ci mancasse qualche cosa? In che senso? Anche in quello che immagini. Vi siete visti a Milano senza di me?
Qualche volta, ma non è la stessa cosa. Beh, comunque adesso ci siamo tutti. E con un sole così caldo che avrei voglia di togliermi la pelle. Hai messo tu il disco? Sì. Ti ricorda qualcosa? Una storia d'amore. E come si è conclusa? Si sono sposati. Quando? Oggi. L'anniversario del nostro matrimonio. E questa è la cosa che avevo dimenticato. Dopotutto, non è tanto importante. Scusami. Non preoccuparti, non è niente. No, mi dispiace. Perché ti voglio bene davvero. Tu sei molto per me. Molto? Che vuol dire molto? Non lo so, sei qualcuno di cui ho bisogno. Sento che posso ricorrere a te in qualsiasi momento. Una specie di confidente. No, una persona nella quale posso avere cieca fiducia. Sono soltanto una persona che ti ama e che vorrebbe farti felice. Anche se questa felicità gli piace dividerla con gli altri. Non accadrà più se tu vuoi. A che servirebbe a questo punto? Su, presto, portami a ballare. La nostra canzone sta per finire. Vieni. Sono immensamente felice. Stavo cercando di dirtelo, ma non riesco a trovare delle parole adatte che non siano vecchie. È troppo difficile. È stato detto tutto. Tutto su che cosa?
sull'amore. È lo stesso. Dimmi dei numeri. 1, 2. 6 4 9 5 26 200 500 1 milione di milioni. 1 e 2. Sempre. L'ultima volta in un giorno ho attraversato l'Italia. Per largo? Per lungo. Ti trasportavi con la Ferrari, Cinzanini. Perché ti ha scritto Viva la Roma sul vetro? Ti sei romanista? No, ma che romanista. Anzi, e non sono nemmeno tifoso. Se lo fossi lo sarei per il Genova, che è della mia città, no? Ma allora cosa vuol dire Viva la Roma? Roma si chiama la mia ragazza. Roma si chiama? È la prima volta che lo sento. E dove sei sta Roma? A Bari. Ho dormito? Eh già. Quanto tempo? Mezz'ora. Oh, mezz'ora perduta. Perché perduta? È così bello dormire. Era più bello stare con te. Ma sei stato con me? Sì, ma dormendo. Non è la stessa cosa. A me è piaciuto guardarti mentre dormivi. Sorridevi. Chissà cosa sognavi. Hai sentito? Cosa? Una goccia. Thank you.
Che stai facendo? Non avevo sonno. Cosa c'è che non va? Non so, sono nervosa. Oggi questa casa non la sopporto. Ti prego, andiamocene da qualche parte. Se ti fa piacere. Voglio farti vedere un posto deserto. Ci sono ancora posti deserti qui intorno? Sì, uno. E come l'hai scoperto? Tra poco vedrai. Cerchi la solitudine per te o per noi? Ho bisogno di riflettere. La cerco per me. Allora mi escludi? Forse, ma stammi vicino. Oggi devi aver pazienza con me. Vuoi che ti dica una cosa? Che cosa? Da ieri sono stranamente felice. E perché? Perché mi sono definitivamente convinta che sono una fallita e ho accettato il fallimento. È bellissimo accettare le cose. Una soffre, per esempio, di avere le gambe storte. Un bel giorno accetta di averle e tutto a un tratto è felice. E io che costume mi metto? A quello che vuoi, tanto non c'è nessuno. Fallo pure in slip. Ti piace? È un posto bellissimo, ma c'è un piccolo inconveniente. Che cosa? Un morto. Che facciamo? Io direi di tornare indietro. Ah no, perché tornare indietro? È così grande la spiaggia. Possiamo andare laggiù. Un morto mette tristezza, non si può ridere e scherzare. Dai, a me, andiamocene. Preferisco un morto alla folla. No, restiamo qui. Quello almeno sta tranquillo. Mi piace la decisione che metti in ogni cosa che fai. È solo caparbietà. No, no, sai quello che vuoi. E questo è importante almeno quanto la mia incertezza. Il tuo è equilibrio. Incertezza è la mia quando desidero due cose contrarie con la stessa intensità, ma in maniera completamente diversa. È tutta qua la differenza tra noi. Com'è limpido il cielo oggi? Ieri notte invece ha piovuto. C'è stato un grande temporale proprio da queste parti. Mentre dormivi ho telefonato a mio marito. Gli ho detto di venire oggi stesso. Perché l'hai fatto? Non sono tranquilla. È molto pericoloso per me vederti altre volte. Pericoloso in che senso? Tu sai benissimo quello che voglio dire. Avrei dovuto immaginarlo. Ti prego, non prendere. Ci sono tante cose che ci uniscono, ma tante altre che ci dividono. Perché tiri fuori questi ragionamenti soltanto adesso? Perché mi sono resa conto che non ho alcun diritto di buttare per aria tutta la tua vita. Ma dopotutto la cosa è reciproca. Io butto per aria la mia vita e tu la tua. La mia non conta niente. Ecco, adesso ho capito. Non è la prima volta che tradisci tuo marito. Aldo! 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 Aldo, mi dispiace. Non volevo, scusami. Ho avuto un attimo di disperazione, di sfiducia. Mi succede spesso. In quei momenti distruggerei ogni cosa e prima di tutto me stessa. Perché?
Io ti chiedo perché. Una cosa così importante deve durare soltanto un giorno. Questo ti chiedo di spiegarmi. Non è un giorno come gli altri. È un giorno fatto di tanti anni. Stamane, quando ci siamo incontrati, è passato il primo mese. E poi, sulla spiaggia, è passato il primo anno. Poi, in casa tua, altri 2 o 3 anni e siamo diventati amanti. Poi abbiamo ballato insieme e sono passati altri anni. Come vedi, il tempo non esiste. Non mi importa. Voglio viverlo con te, comunque. Su, facciamo il bagno. Dormissimo insieme. Ormai non so davvero dove potrei stare e con chi. Mi piace stare qui con te. Faceva piacere sentire che ti disperavi. Usciamo, vieni. Piove. Era meglio un asciugamano, Fa finta che lo sia. Pizzica. Ah, ma riscaldo, però. Oh, tienimi stretta. Stretta. Sì, 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 amore. Sì. Sai qual è la mia speranza adesso? Quale? Rivederti qui, in questo stesso punto della spiaggia, dopodomani. E perché non domani? Te l'ho detto. Oggi arriva mio marito. Non lo vedo da 1 mese. Voglio passare con lui lo stesso tempo che ho passato con te. È la prova del fuoco? No, forse lealtà, a modo mio. Va bene dopodomani verso le 10? Verresti? Se venissi ci sarebbe anche lui? Sì, fingerei di incontrarti per caso. Vorrei che lo conoscessi. È un uomo diverso dagli altri. Non darebbe importanza alla nostra storia. Perché? Perché non dà importanza neanche a se stesso. E adesso dimmi qualcosa che io possa ricordare quando te ne sarai andato. Ti amo. Perché sospiri? Ho fatto un sogno. Hai dormito anche tu? Non occorre mica dormire per sognare. Forse ho soltanto immaginato. Che cosa hai sognato? Che ti avevo lasciato. Grazie. Ti avevo lasciato per andare a vivere con un altro uomo.
E che tipo era quell'uomo? Più giovane di te. E forse anche un po' più giovane di me. Un bel ragazzo dall'aria seria. E che cosa facevate nel sogno? Eravamo in una casa di contadini. E poi siamo andati via da quella casa e siamo capitati in cima a un campanile. Come mai? Come mai che cosa? Il campanile. Che ci siete andati a fare? È stato molto bello. Abbiamo fatto l'amore. E poi? E poi? Dovevamo incontrarci qui su questa spiaggia, stamattina alle 10, per parlarti. Beh, tutto questo non è molto lusinghiero per me. O devo credere anch'io, come credono tutti, che i sogni sono il rovescio della realtà. Comunque sono fuori pericolo, ormai è mezzogiorno. Che ti prende? Scusami, ma non credevo che fosse così tardi. Non posso sopportare questa faccenda del morto. Quando siamo arrivati dicevi che non te ne importava niente. Sì, ma avevi ragione tu. Ha finito per attristarci. È sicuramente una donna. Come fai? Dalla forma. Si vedono benissimo anche i seni. Beh, è difficile stabilirlo. Potrebbe essere anche un braccio piegato sul petto. No, è senz'altro una donna. Ne sono certa. Guarda. La portano via. Sta venendo da noi. Che cosa vorrà? Non lo so. Voi eravate sulla spiaggia stamattina. Siamo arrivati qui un paio d'ore fa. Quindi lui era già annegato? Beh, direi di sì. Era già sotto quel lenzuolo. Allora è un uomo? Sì, un giovane. Si è sentito male, non hanno fatto in tempo a salvarlo. Potrebbe darsi che lo conosciate. Venga. Lo ritengo io. Carla! Dove vai, Carla? Levagli il lenzuolo dalla faccia. Lo conoscete? No, non lo conosco proprio. Non l'ho mai visto. E lei, signora? No. Allora, forza. Uno per le gambe, l'altro per le braccia. Sollevatelo e posatelo sulla barella. Su, metti. Mi tolgo il lenzuolo? No, lasciatelo tutto. Grazie e scusa. Capisco che ti abbia fatto impressione, ma in fondo era un estraneo. Non mi sento bene. Ma se ti senti male,
Perché vai in acqua? Vorrei morire. Andiamo. Non fare sciocchezze. Che cosa vuoi fare? Mi pare che abbiamo fatto tutto quello che si poteva fare. No. Tu puoi fare ancora qualcosa per me. Forse sei così triste perché non vuoi darmi un dolore. Ma non aver paura. Dimmelo pure. Quale dolore? Se vuoi bene a qualcuno, fa come se io non esistessi. Non te lo impedirei. Anche se ne ho il diritto. È una cosa così sciocca. Impedire alle persone di fare quello che vogliono. Bisogna che esse non sentano certe cose. Ma quando le sentono è meglio che le facciano. Torniamo a casa. Vuoi che ti lasci sola? Posso partire stasera stessa. No, rimani. Non siamo mai stati su questa spiaggia. Non ci siamo mai incontrati alla stazione. Non è successo niente. L'anniversario del nostro matrimonio è domani. Tutto è domani.